congresso di Radicali Italiani, il 14° congresso, siamo al terzo giorno in compagnia di Gianni Rubagotti, che gli ascoltatori, i video web ascoltatori di Liberi TV conoscono perché è segretario ed è, diciamo, ispiratore di una nuova associazione radicale milanese intitolata Miriam Cazzavillan, forse meglio, la cui fondazione noi abbiamo contribuito a diffondere con lo streaming, e quindi, insomma, abbiamo dato una mano un pochino alla diffusione di questa, della conoscenza, della nascita di questa nuova associazione a Milano. Parliamo appunto di questa nuova associazione con Gianni Rubagotti, che, di cui è il segretario di questa associazione, e poi ci illustrerà anche magari qualche iniziativa che state seguendo, che stanno seguendo in quel di Milano, immagino, ma forse anche in zona limitrofa. Allora, innanzitutto grazie, perché questa è la prima intervista che mi fanno come segretario dell'associazione, forse la seconda volta che qualcuno mi considera tale al di fuori dell'associazione. Questo non è qual è il punto? Non è che a me interessa il biglietto da visita bello con scritto segretario, ma a volte quello che faccio viene ridotto a delle iniziative personali estemporanee, mentre c'è nell'associazione, per quanto siamo piccoli e appena nati, ci sono una serie di iniziative di cui adesso parliamo, che sono il lavoro di un gruppo. Questo gruppo, composto da Oscar Figus, Carlo Gandolfo dei Radicali Ecologisti, Rita Tomaselli, prima eletta dei 5 Stelle a Paderno Dugnano, e altri ancora, Giorgio Pasetto di Verona che si iscriverà. Questo gruppo ha delle persone molto valide con delle belle idee che meritano rispetto, secondo me. Noi abbiamo avuto l'assemblea di fondazione che voi ci avete aiutato a diffondere, ma già avevamo organizzato un paio di cose in passato in Tortora che voi ci avete aiutato a diffondere. Radio Radicale non è venuta alla nostra assemblea di fondazione, quindi voi ci avete aiutato da sconosciuti a essere un po' diffusi, avete trasmesso anche la serata sulla non violenza. Importante, è vero, mi era sfuggito. E quindi voi siete praticamente, forse tranne Valerio Federico, siete l'unica entità del mondo radicale che si è accorta che esistiamo, e questo non è poco. Poi adesso ho dimenticato la tua domanda. No, la domanda era appunto qualche iniziativa sul territorio, essendo appunto un'associazione radicale, presumo appunto territoriale, insomma, in alternativa, o meglio, in aggiunta a quella milanese che si chiama intitolata Enzo Tortora, qualche appunto iniziativa che state portando avanti. Allora, no, non è né un'associazione tematica, tanto per complicare le cose, non è né un'associazione tematica né un'associazione territoriale. Infatti noi l'abbiamo chiamata un'associazione transterritoriale, perché non è tematica, perché ci occupiamo di tante cose. Io qui ho un foglio di cui adesso, se vuoi, parliamo, del comitato sulla città metropolitana, c'è un'iniziativa su... Facciamo vedere questa tessera. La tessera, allora partiamo dalla tessera, associazione per l'iniziativa radicale Miriam Cazzavillan. Miriam Cazzavillan non è un personaggio... Benissimo. La tessera è un po', diciamo, inconsueta. È un'idea innovativa, invece di fare il solito pezzo di carta con scritto il proprio nome, che generalmente uno sa, abbiamo pubblicato il tentativo di decalogo per la convivenza interetnica di Alex Langer. Questo è il ventennale della morte, e abbiamo legato a questo un'iniziativa politica, perché stiamo lavorando a Milano con varie altre realtà. Le donne in nero, i consiglieri eletti nelle zone dei Verdi, Elena Grandi, presidente di zona 1, per chiedere che una via di Milano sia dedicata a Langer. Perché Langer? Per il tema della convivenza interetnica. Noi abbiamo l'Ungheria che fa i muri, la Serbia che fa i muri, tutti pieno di muri verso i profughi che arrivano. Quale momento migliore di ricordare Langer, considerato anche il suo ventennale? E tra l'altro io dico, sono felice di dirlo qui, perché probabilmente non riuscirò a intervenire nel congresso, che c'è una fila di interventi. Questo tentativo di decalogo, che non conoscevo, l'ha fatto conoscere Carlo Gandolfo, prova che noi non siamo io, siamo un gruppo che si passa delle conoscenze. Secondo me è complementare al manifesto di Ventotene, perché il manifesto di Ventotene vola alto, quello che devono fare gli stati, ma un singolo cittadino cosa può fare? Qui c'è scritto cosa può fare un singolo cittadino, chi si iscrive lo legge e lo sa. Una cosa, Maria Cazzavillan non è un personaggio famoso, è stata consigliera comunale a Sesto, è l'esempio del militante radicale, quel militante che magari non diventerà mai famoso, magari non diventerà mai parlamentare, ma senza queste persone che sul territorio si fanno il paiolo e senza
carichi giganteschi riconoscimenti dal partito, anzi a volte qualche rimbrotto, senza queste persone qua anche i radicali famosi non esisterebbero. Sì, 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 questa è una cosa importante, perché in qualsiasi movimento politico, in qualsiasi organizzazione, poi alla fine la base, cioè la gente, le persone che stanno a contatto con chi non conosce le tematiche, le iniziative, e quindi sta proprio alla frontiera, no? Tra gli ispiratori, che può essere la dirigenza, eccetera, e appunto i cittadini che non sanno, quindi devono portare conoscenza di iniziative. Ecco, la base è fondamentale, sono quelli che si fanno veramente, come dici tu, il paiolo. A Roma si dice il mazzo, ma comunque sia, abbiamo capito di che si tratta, e che andrebbero probabilmente un po' rivalutati e anche gratificati certe volte, non soltanto con le parole, ma anche con una certa importanza, dare loro veramente importanza e voce all'interno di vari gruppi, organizzazioni politiche. Adesso mi sono un pochino dilungato in questa digressione. Senti Gianni, io volevo chiederti, ah ok, scusa, editorialità, sono molto confusionario. Allora, non siamo tematici perché ci occupiamo di varie cose, ma non siamo neanche territoriali. Perché? Perché abbiamo un gruppo tra Milano e provincia molto piccolo, siamo due persone a Milano, tre a Paderno Dugnano. Ma per esempio c'è una, oggi ho parlato con il figlio di Mellini, Mauro Mellini, che si è iscritto oggi, una piccola scoop che ti do, sei il primo a saperlo. Lui sta a Firenze e gli piacerebbe vedere il film su Tortora di Ambrogio Crespi, che anche lui vuole iscriversi, anche se sta a Roma, e vuole iscrivere anche il fratello, che se sta a Roma. Quindi capisci che territoriale è, se uno a Firenze. A Firenze lui si adopererà, il figlio di Mellini, perché venga proiettato il film. Per me, uno che si iscrive da noi, fa proiettare quel film, così generalmente quando si proietta il docufilm poi c'è un dibattito sulla giustizia, sta facendo militanza politica, ma non la fa a Milano, per cui che razza di associazione territoriale siamo? Non siamo tematici perché, oltre a questo, sull'Anger forse l'ho già detto, noi abbiamo una mozione che sta girando il consiglio di zona a Milano, non sono passati molto più di 15 giorni dalla serata che avete trasmesso sulla non violenza, la mozione è già finita nei consigli di zona, è presentata dai consiglieri dei Verdi, probabilmente sarà già approvata lunedì sera in consiglio di zona 1, poi andrà in consiglio comunale. Credo che avremo una via, un parco dedicato a Alex Langer in tempi, dentro 2-3 mesi potrebbe anche già esserci. Ma oltre a questo abbiamo anche altre cose, aspetta, qualcosa lasciamola scoprire anche ai nostri ascoltatori, come dando i contatti, perché insomma un pochino bisogna anche stimolare la curiosità senza dare troppo, perché sennò poi dopo diamo dei dati su come potersi informare. C'è un sito, c'è una pagina Facebook, c'è una mail, c'è un info. Allora, se uno ha pazienza va su www.iniziativaradicale.it, se uno ha pazienza .com, .it, perché lo sta ancora facendo Carlo Gandolfo, che è il nostro fa parte del nostro reparto tecnico informatico. Se uno ha fretta va, scrive Associazione per l'Iniziativa Radicale Miriam Cazzavillan, con Miriam con la Y, nonostante su Radio Radicale è scritto con la I, trova il gruppo Facebook dove viene aggiornato sulle varie cose. Questo è importante perché così si possono avere anche informazioni su come iscriversi e quindi poi anche sulle altre iniziative che sicuramente avete, che adesso per motivi di lunghezza non andiamo tutto a descrivere perché sennò poi diventano troppo lunghe, e soprattutto tecnicamente non riesco a mettere poi il video subito su YouTube per farlo circolare. Vabbè, un 5 secondi, c'è un comitato che si chiama Comitato Articolo 48 sulla città metropolitana, sul tema della, non dico di più perché chi segue un po' queste cose è già informato, che non è, attenzione, non è la lista costituente per la partecipazione, è un'altra cosa a cui possono accedere tutti i cittadini, fatta con l'ex presidente del consiglio provinciale di Milano Bruno Dapei e con Gatti, che è l'ex candidato alla provincia di Rifondazione. Perfetto, ringraziamo Gianni Rubagotti, ricordiamo segretario dell'associazione Miriam Cazzavillan, si può trovare su Facebook per essere rapidi. Buon tutto, buona strada, buona vita a questa associazione. Grazie a voi. Grazie a voi.